Allora, Peter Gomez ha appunto coinvolto sul concorso appoggio esterno che diventa concorso esterno. Il Fatto Quotidiano oggi titola Corsa al voto con insulti, perché insomma diciamo che la politica dell'insulto non è che sia proprio nuova, ma quest'estate sta vivendo, come dire, una fase di grande spolvero. Ma questo cioè, sono insulti gratuiti che segnano distanze o sono A solo pagamento, sono tattica? tattica perché rispetto al discorso che faceva Filippo ci sono una serie di dati di fatto che noi del Fatto e del FattoQuotidiano.it abbiamo già raccontato con un titolo un po' alla Feltri, maggioranza Gomorra. In realtà stanno succedendo delle cose nella maggioranza che sono interessanti. Il punto è esattamente quello che dice Facci. Silvio Berlusconi ha bisogno di qualcuno che sostenga le sue norme, chiamiamole antigiudici, quelle che gli evitano il processo. E è successo una cosa di cui pochi si sono accorti, ma che è rilevante dal punto di vista politico. Esiste una formazione politica che si chiama Nuova Democrazia Cristiana, la quale fa capo a un sottosegretario che si chiama Giuseppe Pizza, un signore che è entrato nel 2008 in seguito a un magheggio elettorale. Ebbene, nella Nuova Democrazia Cristiana, perlomeno in Sicilia, il potere è stato preso, e anche le tessere, è stato scritto dall'Espresso, da parte degli ex UDC o degli attuali UDC che fanno capo a Totò Cuffaro. Secondo quello che è stato scritto, Cuffaro sarebbe in grado di radunare intorno a sé una decina di parlamentari UDC. L'operazione è un'operazione che è avvenuta, e questo è stato scritto in tempi non sospetti dall'Espresso, con la benedizione di Marcello Dell'Utri. È stato Marcello Dell'Utri che ha curato, diciamo, questa compravendita di tessere per l'ingresso nella Nuova Democrazia Cristiana. Cosa voglio dire? Tutte queste persone hanno un bisogno che è un bisogno umano e molto impellente. Hanno una serie di Dare un processi in bagno. corso che si sono conclusi con delle condanne. Cuffaro ha dei processi che lo potrebbero portare in galera da qui a qualche mese. E con lui ci sono un'altra serie di parlamentari o di politici nella stessa situazione. Da qui l'ipotesi, non tanto campata in aria come dice Filippo Facci, che Berlusconi voglia radunare una maggioranza gomorra per chiuderla coi giudici, se gli italiani sono contenti. C'è un signore che è pagato ed è stato eletto per questo, che è il signore che deve decidere se sciogliere le Camere o meno, che è il presidente Giorgio Napolitano. Non per fare un trattato di diritto costituzionale, lo sappiamo tutti come vanno le cose. Nel momento in cui il governo Berlusconi non avesse più una maggioranza, il presidente dovrebbe vedere se se ne trova un'altra. Io rimango convinto che dato che nessuno le vuole le elezioni, perché nessuno si sente pronto, salvo Bossi, si dovrà trovare il modo di arrivare ad elezioni via marzo. E ora che si arriva a marzo, chissà mai quando si arriverà ad elezioni. Tutto dipende da come andranno i dati economici di settembre. Se i dati economici di settembre saranno così così come sembra e sarà possibile dire che serve un'altra manovra, si creeranno le condizioni per un eventuale governo tecnico, che è l'unico governo che può essere appoggiato dall'esterno da tutti, perché è ovvio che Enrica Bocchino non è pensabile che Fini possa governare insieme al Partito Democratico. È ovvio invece che Fini, il Partito Democratico o chiunque altro può appoggiare dall'esterno, come diceva Filippo Facci, con un concorso esterno qualsiasi governo. Punto comunque un altro, abbiamo la dimostrazione, noi come elettori, come cittadini, che questa classe politica ha fallito. Un governo con 100 e passa parlamentari di maggioranza non solo corre il rischio di andare a casa, ma non ha combinato niente per 3 anni. Abbiamo un'altra dimostrazione, Berlusconi lo dice ormai chiaramente, il suo unico problema sono i processi, non essere condannato. Sarà il caso che gli italiani comincino a pensare a una cosa, perfetto, è conveniente avere al governo una persona la cui unica preoccupazione è quella di non farsi processare? E peggio ancora, se questa persona invece che essere innocente fosse colpevole, è conveniente avere un correttore di giudice, un falsificatore di bilanci, un corruttore di testimoni?
testimoni che fa il Presidente nel Consiglio. Non è che quello che vediamo in questi giorni, i giornali utilizzati come manganello mediatico, la confusione all'interno della maggioranza che non combina assolutamente nulla, non discenda tutto da questo fatto, dal fatto che abbiamo un signore che ha commesso dei reati e che sta lì esclusivamente per non farsi processare. Peter Gomez, che fine ha fatto l'opposizione? Bella domanda, non so, in vacanza, ma in realtà la verità è che l'opposizione in questo paese non esiste da alcuni anni e lo vediamo in questo periodo in maniera più plateale. A me è colpito molto rispetto all'opposizione il dibattito che c'è stato in questi giorni rispetto al mancato invito di Cota alla festa del Partito Democratico che ha spinto Tremonti e una serie di politici leghisti a non partecipare in... Tremonti, Calderoli e Maroni erano gli Esatto, invitati e hanno annunciato hanno che non ci annunciato saranno. perché contestando la scarsa democraticità del PD, beh, un partito che invece che mandarli a quel paese e dirgli scusate, troppa grazia, amici miei, vi abbiamo invitato, questa è la nostra festa e siamo solo felici che voi non veniate, un partito che ha bisogno di confrontarsi in ogni caso con quelli che stanno dall'altra parte e che oltretutto li insultano tutti i giorni, perché l'atteggiamento, diciamo, del centrodestra, almeno in questo, è assolutamente chiaro rispetto a qua alla cosiddetta opposizione. Li vedono li insultano, lo fa Berlusconi che gli dà dei comunisti, lo fanno la Lega, lo fanno tutti gli altri e questi continuano a prenderle. Allora è un vero peccato perché gli elettori del PD sono delle belle persone, non si meritano questo tipo di classe dirigente. Ha ragione Brutte. Federico Geremica quando dice grazie al cielo Walter Veltroni batte un colpo con la sua lettera. Sarebbe stato bello che Walter Veltroni fosse in Africa. Sarebbe stato bello che Walter Veltroni fosse in Africa come aveva, come ci aveva. No, cioè vorremmo qua, gli elettori di centrosinistra probabilmente vorrebbero semplicemente delle persone serie, delle persone che avessero qualcosa da dire e che sapessero dire noi ci opponiamo e abbiamo un progetto di società diversa rispetto a quella di questi signori. Per esempio noi pensiamo che l'onestà sia un valore. Non vorrebbero probabilmente gli elettori di centrosinistra sentirsi parlare a torto o ragione di legalità solamente da Gianfranco Fini, perché questa parola così forte, che è una parola politicamente forte, poi può, magari Filippo Facci contesterà e quant'altro, ma è qualcosa che manda in bestia Berlusconi. Parlare di legalità sappiamo è come il diavolo e l'acqua santa, si parla di legalità e Berlusconi si ritrae, perché non lo usano questa parola e la lasciano usare a Gianfranco Fini? Probabilmente il problema è che anche loro, come i leader del centrodestra, sono signori che sono sulla scena politica da 20 anni. Anche quello è un partito che non è riuscito a garantire un ricambio della classe dirigente. Da una parte non è stato fatto da parte del centrodestra perché c'era un padrone, Berlusconi, dall'altra perché c'era un'oligarchia. Finché non viene giù tutto questo, per il Paese non vedo niente di buono.